È un pomeriggio, anzi una serata di conferme, ma soprattutto anche di gradite smentite, come in questo caso. Quindi Maniero non si muove, resta a Pescara. Il Pescara pare che abbia bloccato tutta l'operazione. Paolo, tu che stai seguendo un po' tutto, ragguagliaci un po'. Sì, torniamo a fare un po' il punto della situazione, altrimenti qualcuno mi prende per un no, ci prende per molesto. Pazzi un po' a tutti. Però questo è il momento più caldo del calciomercato, e chi sa di calcio e soprattutto sa di calciomercato capisce benissimo che le notizie in questo periodo si rincorrono davvero in maniera frenetica. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Come si diceva, il Catania aveva rilanciato forte su Maniero, cioè gli aveva offerto praticamente 350.000 euro a stagione per 3 anni, che dati alla mano fanno 1.050.000 euro nel triennio, mentre il Pescara ne aveva offerti 200.000 con la promozione a 350.000 nel caso di fosse arrivata la Serie A. E quindi naturalmente il ragazzo si è trovato nella scomoda posizione di temporeggiare rispetto all'offerta che gli aveva fatto il Pescara e di accettare subito un'allettante proposta come quella degli Etnei. Resta il fatto che sembrava tutto già pronto per essere ufficializzato, sembrava già vedere Maniero con le valigie in mano, quanto è intervenuto sicuramente Repetto, anche i dirigenti tutti, sì, che avrebbero guadagnato 450.000 euro dall'interruzione del contratto, perché il ragazzo ha un contratto col Pescara fino a giugno, no? Sì. Il Catania avrebbe dovuto liberare questa clausola rescissoria con 400-450.000 euro. Siccome avevano parlato con l'allenatore, si erano dati comunque una regola, che era quella di non smembrare, come abbiamo scritto noi di forzapescara.com, sì, e di non smembrare la situazione, questo organico, e Repetto ha detto tu puoi fare quello che vuoi, almeno fino a giugno resta a Pescara, poi si vedrà. E quindi Paolo, è Repetto che ha bloccato tutto, perché poi ci sono anche dei rumors che dicono che addirittura Baroni avrebbe minacciato dimissioni. Non so se ma ti io torna. Credo che nessuno si sarebbe strappato i capelli se si fosse dimesso Baroni. Adesso Baroni, tutto il rispetto, l'affetto e il bene di questo mondo, ma lo non so, è che ma si dimette insomma, Baroni, Maniero Baroni, il capitano tutti va via, Baroni si dimette, insomma non è una bella cosa. Sì, però guarda, ti dirò di più, il Pescara aveva, ti do una notizia che pochi sanno, te lo dico io, il Pescara aveva già in mano Caracciolo. Mm. Il Pescara aveva già, adesso se tu riparti, fai una stagione e riparti a giugno con la coppia d'attacco Caracciolo-Melchiorri, ma sono, credo che insomma... Sì, lo so Paolo, però perdonami sì, se ti sì interrompo, sono tutti sé, questa è una coppia M2 Maniero-Melchiorri che è già collaudata. Sì, ma adesso scusa, io risposto a una tua precisa sì, domanda. Sì, 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 uno farebbe come Tafazzi, ci ho fatto una vignetta. Non credo che Pescara, non credo che se si rimette Barone la gente si no strappi i capelli, come magari si strappi i capelli se va via Maniero. No, vabbè, cioè, ci sta. No, sono due cose diverse, mi spiace, ma non è che noi cioè a Pescara siamo particolarmente, è un allenatore che apprezziamo, che stimiamo, cioè, ma non è questo il termine della trattativa. Sì, però Paolo, tu mi il insegni che... Perché la società ti dice, tu vai lì, cioè la società ha deciso, soprattutto bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Giorgio Repetto si è messo di traverso, forse perché ha anche sentito Ian Nastri che gli ha detto che probabilmente era stata gestita male la situazione. No, ma Paolo, hai visto anche tu, c'è stata una sommossa popolare, il web è esploso per sì questa cosa, poi sì sarebbe stato sì difficile Luca, a fine mese a presentarsi allo stadio Adriatico, cioè parlo di una cosa oggettiva, abbiamo, cioè vendi il capitano. Avendo una certa età abbiamo visto di tutto, cioè abbiamo visto, quindi cioè non è che è una società che ha delle idee, dei programmi, dei progetti, a un certo punto si lasci condizionare, cioè torna sempre al caso Lotito ha quell'atteggiamento, va avanti, cioè se ha un progetto, un programma chiaro lo porta a termine e basta, cioè, qui il discorso è tecnico, cioè il direttore sportivo e la società hanno deciso di non smembrare
questo gruppo, saggia decisione. Cioè, questi hanno ricevuto un'offerta dall'Atalanta veramente non solo al Palermo, all'Atalanta per Melchiorri, conosco i termini della trattativa, veramente invitante. Sì, cioè, ovviamente erano soldoni. Ovviamente poi tu mi insegni, caro Paolo, che sì, il calciatore può fare il suo mestiere, cioè sì, quello di certo... anche di incassare il più possibile, però poi devi andare in ambienti, costruirti un rapporto con l'ambiente, trovare uno spogliatoio, inserirti in meccanismi di gioco. Nel caso del Catania sono già penosi, quindi insomma poi... bisogna vederle tante cose, cioè i soldi non fanno, non mettono la palla in porta o ti fanno arrivare gli assist o ti fanno osannare dalla nuova curva. Su questo converrai anche con me. Quindi sono importanti, ma fino a un certo punto. Oh Luca, sì. Qua stiamo parlando di un mercato, però se no, cioè, sì. Facciamo un'operazione che resta poco. Allora, il mercato dice: tu sei più bravo, guadagni di più, tu sei meno bravo, guadagni di meno. Questa è la regola del mercato, non è una regola mia, è una regola del mercato. Dentro ci sta tutto. Ma la notizia è che Maniero è stato praticamente fino a giugno non si muove, quindi non ci saranno altri come posso dire, patemi d'animo da parte dei tifosi. Ma questo è chiaro, ma non è la notizia, non è che solo che Maniero resta a Pescara. La notizia è che per la prima volta nel calcio professionistico una società faccia rimanere, anche col dolore di pancia, un giocatore in scadenza di contratto. Cioè è fisiologico che un giocatore in scadenza di contratto o firma il rinnovo o va via. Questo è nelle cose. Per la prima volta una società professionistica ha fatto, questo è importante, ha fatto qualcosa che nella letteratura del calciomercato non esiste, non è così frequente. Cioè per la prima volta il Pescara ha detto ad un giocatore in scadenza di contratto, che ha ancora soli 6 mesi, no? Dice: tu fino a giugno poi vedi quello che fai. Certo. Cioè non succede nella letteratura del calciomercato, questo non c'è, perché qualsiasi società ti dice: o firmi il rinnovo o vai via. Senti, è tutta una serie di ragioni facilmente comprensibili, no? Sì, sì, sì. E quindi questa volta il Pescara ha fatto un doppio diciamo così miracolo, cioè quello di tenere un giocatore a cui erano stati proposti dei soldoni, ma soprattutto tenerlo nell'ultimo semestre di contratto. Sì, 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 che ovviamente non esiste. Arriva cioè, questo va al di là di quello che dice la rete, che si prese. Cioè, questa è una decisione davvero importante, se non clamorosa. Davvero, certo, importante. Ovviamente, non poi arrivano comunque degli sms attendibili, poi se mi autorizzerà darò la fonte. Resta, ma a giugno si potrà svincolare. Ma che domanda, Luca? Ma, cioè, ma certo, se finisci il contratto, è certo che si può. Ma scusate, stiamo parlando con contezza delle cose o no? Certo. Se il Pescara ha deciso di tenere un giocatore negli ultimi 6 mesi del suo contratto, significa che al 30 giugno gli scade il contratto e è libero, certo. E il rischio, ma soprattutto l'impegno che ha fatto una società. E certo che lui finisce il contratto, potrà andare con chi vuole senza prendere 450.000 euro. Ho capito. Però sarebbe meglio comunque tutelarlo, visto che in Maniero è un anno di grazia, poi tutto può succedere il girone di ritorno. Luca, però comunque allora sarebbe... lui fino a giugno sarà un giocatore del Pescara, sì. Poi dal 1 luglio sarà libero, non avrà più impegni contrattuali del Pescara. Pescara avrà preso 450.000 euro. Ok, però potrebbe guadagnarne molti di più se ne fa altre 12, 13 o 15 di gol. Quindi magari da adesso a giugno rivediamoci. Infatti c'è tempo, io non credo che dopo una cosa del giocatore voglia restare. Ho capito. Beh, per una volta possiamo dire che quelli che sono stati un po' gli sms sono girati anche tra un po' di addetti ai lavori da parte di una profondo dispiacere di Maniero, possiamo dire una volta tanto erano veri. Non ho capito cosa. No, dico, Maniero si è detto. È Maniero che vuole andare via, non è la società che l'ha messo sul mercato. Ah, quindi è il contrario. Quindi Maniero voleva andare via e accettare questa offerta.
No, per fare chiarezza, Paolo. Ma ci prendiamo in giro? Cioè, il Catania gli ha offerto in 3 anni 1.050.000 euro, il Pescara gli ha offerto 600.000. Ma sì, stiamo scherzando? È chiaro che il ragazzo ha pensato di andare in un posto, una piazza importante, dove guadagnava di più. Beh, cosa c'è di male in questa cosa? Nulla, certo, però Paolo, pure il Pescara adesso non fustighiamoci, cioè Pescara e Catania sono a quel livello, anzi il Catania lo vedo in questo momento, la classifica mi dice che lotta per la Lega Pro, non per andare contro di te, però dai, cioè. Luca, no, qua non si tratta di andare. Luca, il Pescara ha formulato il rinnovo di contratto a Maniero 2 mesi fa, è depositato in sede e al suo procuratore, l'ho detto nel precedente collegamento, certo, gli ha detto vieni a firmare. Perfetto. Se lui avesse voluto, lui il suo procuratore, non so adesso, no? Sì. Sarebbe già passato. Benissimo. Quindi non è Pescara che non gli ha formulato, cioè, vabbè, ma tu non mi hai fatto nessuna proposta, gli ha fatto la proposta. Ho capito. Evidentemente quella proposta non gli andava bene. Evidente, e giustamente avrebbe guadagnato di più a Catania, certo. E il Pescara ci smena 450.000 euro, che era il pagamento della penale. Benissimo. Per questo. Allora, io ti ringrazio, ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo da Radio California sul web, e poi il tutto viene rimbalzato praticamente dappertutto. Noi siamo ancora qui di sabato, sono le 20:17, la notizia è che Maniero resta a Pescara, il Pescara ha bloccato tutto. Permettimi da tifoso di dire di mandare un saluto al nuovo DS del Catania e soprattutto tanti auguri per il campionato, visto la precaria situazione di classifica. Aspetta, che forse una notizia. Sì, infatti, allora proprio Danilo Iannascoli mi dice non ha accettato il rinnovo da noi proposto, noi rinunciamo a 450.000 euro, lo perderemo, considera che il regolamento gli permetterà dal 2 febbraio di firmare con chi vuole, proprio un SMS dell'amministratore del Pescara. Possiamo concludere così, grazie Paolo. Ha confermato quello che ho detto io, grazie a voi. Grazie.